Buongiorno, coraggio ragazzi, coraggio. Siete abbastanza proprio pressati, eh? Comunque vale la pena perché è un percorso proprio interessante quello che state facendo in questi giorni. Ieri il professore Taranto nel suo indagare le forme attraverso le quali lo Stato moderno si definisce con oscillazioni, come avete visto, perché il percorso non è assolutamente lineare, è pieno di contraddizioni, è pieno di fughe in avanti e di bruschi ritorni al passato. Ha fatto anche delle anticipazioni ieri sui temi che oggi affronterà invece in un modo più sistematico. Quindi oggi definirà questo percorso teorico dello Stato fra Botero e Sarpi. Vai, professore. Grazie, Margherita Platenia vi ha chiesto coraggio. In realtà il coraggio oggi forse serve più a me perché devo parlare di un autore importante come Botero, sapendo che in aula c'è una studiosa di Botero come Alice Raviola e che ieri c'è stato ad ascoltarci Enzo Baldini, che è, come dire, uno dei grandi studiosi di Botero e della ragion di Stato. Spero ovviamente che oggi Enzo abbia altro da fare. Allora, comincerei la lezione di oggi partendo da quel che avevo promesso ieri in margine ad una risposta ad una delle vostre provocazioni. Comincerei citando Foucault su Machiavelli premoderno. Mi sono in larga parte ispirato alle sollecitazioni che vengono da Foucault e poi, come capiremo, erano venute prima da Federico Chabod, rispetto alla premodernità di Machiavelli, rispetto al problema che stiamo indagando, e cioè nascita del concetto dello Stato moderno. Infatti, nelle sue lezioni del 1 febbraio del 1978 al Collège de France, poi raccolte con il titolo che immagino molti di voi conoscono, Sicurezza, territorio e popolazione, pubblicato in italiano da Feltrinelli nel 2005, Foucault ci dà questa icastica definizione della premodernità di Machiavelli che vi leggo e che prendo da pagina 74 della già citata edizione. Per Machiavelli il principe è in un rapporto di singolarità, di esteriorità e, qui arriva il bello, di trascendenza con il suo principato. Il principe di Machiavelli riceve il suo principato per eredità, per acquisizione o per conquista. In ogni caso non ne fa parte, ma mantiene una posizione di esteriorità. In ogni caso si tratta di un legame del tutto artificiale. Non esiste un'appartenenza, continua Foucault, originaria, essenziale, naturale, giuridica tra principe e principato. Ciò comporta, secondo lui, che il principato non va inteso in senso oggettivo, come l'insieme dei sudditi e del territorio, bensì come rapporto del principe con ciò che il principe possiede. Per farla breve, in modo altrettanto provocatorio, diremo che il principato è una res, come abbiamo fatto ieri ricordando la genesi latina del lemma che stiamo indagando. Federico Chabod nel 1957, con leggera anticipazione rispetto a Foucault, in modo meno provocatorio ma non meno suggestivo, aveva scritto come e in Botero e in Sarpi si assistesse a quelle
oscillazioni che poco fa aveva ricordato Margherita Platania, con postazioni in avanti e rapidi ritorni indietro. Dice infatti Chabot che se la ragione di Stato suppone il principe e lo Stato, li suppone quello come artefice e questo come materia. Questo significa, a suo parere, che v'è ancora una distinzione fra l'autorità sovrana, parentesi, il principe, e lo Stato, che è la materia su cui il principe opera. Pagina 637 dei corposi e, oserei dire, insostituibili scritti sul Rinascimento nella edizione einaudiana. Oscillazioni che Chabot trova non solo in Botero, ma anche in Sarpi, dove lo Stato è sicuramente principe, ma è anche territorio e oggetto. Quindi siamo in presenza di una visione che non è certo di condanna della modernità di tutti e tre gli autori che stiamo citando, ma di forte sottolineatura della persistente complessità delle accezioni nelle quali in tutti e tre si trova il termine concetto di Stato. Ora, io vorrei tentare di difendere in parte la modernità di Botero e la modernità di Sarpi, dicendo, e ve lo dico con una provocazione, avete credo capito che le provocazioni, diciamo, mi tentano, dicendo che si tratta di due autori moderni, seppure di una modernità incompleta. Perché? Qui arriva la provocazione. L'uno è moderno senza sovranità, l'altro è moderno perché acquisisce la sovranità senza il popolo. Cercherò di, come dire, argomentare questa che vi ho dato come provocazione attraverso una lettura, sia pure saltabeccante, della ragion di Stato che ho in una anastatica dell'edizione veneziana del 1598, quindi l'ultima, la più completa, che non contiene, ahimè, le aggiunte. Ahinoi. Ora, che succede nella storia della concettualizzazione dello Stato quando entra in campo Botero? Prima edizione, come sapete, 1589, della ragion di Stato. Un indubbio avanzamento in senso moderno, dovuto ai modi specifici in cui Botero declina la ragion di Stato e fa dello Stato l'oggetto specifico e primario di una indagine e di attribuzioni, per così dire, di compiti e funzioni, in cui lo Stato assume una fisionomia che non aveva ancora quando lo Stato era una apposizione di qualche altra cosa, la città, il regno, la Repubblica. Ora lo Stato diventa il titolare della ragione politica. Beh, questa ragione di Stato, che è stata spesso, a mio parere, erroneamente ricondotta sotto l'egida del machiavellismo, in realtà se ne distacca in più punti, che non vanno tanto cercati nella esplicita polemica contro il fiorentino, bilanciata dalla sua sotterranea presenza anche nell'opera del Benese, quanto nella centralità che in lui assume il problema del governo come conservazione del rapporto comando
obbedienza, ottenuto attraverso la messa in campo di tecniche specifiche atte a produrre obbedienza. Questa nuova stagione di studi che, come dire, stacca quel che i nostri maggiori avevano tenuto insieme, si può fare cominciare in Francia e in Italia e dagli studi foucaultiani al quale appartiene Michel Sennelard, che ha scritto un brevissimo ma interessantissimo libro Machiavellismo e ragion di Stato, e dagli studi fatti insieme da Enzo Baldini e soprattutto da Gianfranco Borrelli, che hanno consentito di guardare alla ragione di Stato in un'ottica che non è quella essenzialmente demoniaco-derogatoria, nella quale, come dire, prima di questa nouvelle vague, la ragione di Stato veniva raffigurata. La ragione di Stato appare sempre di più come l'invenzione di tecniche, possiamo dire, adoperando un termine che credo conosciate, di disciplinamento dei comportamenti dei soggetti tesi a produrre obbedienza sulla base di qualcosa di più complesso rispetto alla semplice coercizione. Per intenderci, non i manganelli, ma la disciplina. Significa qualche cosa, come dire, di molto più complicato da ottenere e da mettere in campo. Comincerei allora a sottolineare l'eccellenza che Botero attribuisce all'interno di una visione che, non dimentichiamo, è profondamente cattolica della politica, al paradigma della conservazione. Paradigma conservativo che oggi non giace più sotto la condanna senza appello al quale questo paradigma è stato consegnato fin dall'Ottocento, dalla lezione del De Sanctis. Questa conservazione, conservazione ha le sue ragioni. Ha, la prima, incarna un'attitudine che definivo prima cattolica della politica, cioè non imperialistica della politica, di cui il Benese, ex gesuita, è, come dire, profondamente convinto. E quindi è una riconnessione tra politica e cattolicesimo in virtù dell'invito fatto ai regnanti a seguire più la meta della realizzazione del bene comune che non quella dell'ampliamento. L'ampliamento è la dimostrazione di come dentro alla intenzionalità del principe possa insorgere quella che per Botero è o può essere una tentazione. Laddove per Machiavelli l'ampliamento è necessario alla politica, per Botero esso ne determina una possibile crisi. Dunque la conservazione come scelta di campo e come giustificazione Botero adduce questo, pagina 5 del primo libro della Ragione di Stato. Quale sia opera maggiore, l'aggrandire o il conservare? Senza dubbio che maggior opera è il conservare, perché le cose umane vanno quasi naturalmente, ora mancando, ora crescendo, a guisa della luna, a cui sono soggette onde il tenerle ferme quando sono cresciute, sostenerle in maniera tale che non scemino e non precipitino, è impresa di un valore singolare e quasi sopraumano.
Che fa Botero rispetto alla mossa iniziale di Machiavelli? Machiavelli ha una concezione, come dire, terroristica della capacità del tempo di incidere distruttivamente sugli organismi politici. E dunque Machiavelli sceglie l'ingrandimento come unica possibilità della conservazione. Non si può scegliere se fermarsi o ingrandirsi, bisogna ingrandirsi perché le cose o le salgono o le scendono. In Botero il problema è abbandonato il quadro dell'agone internazionale, contrarre l'agibilità politica del principe dentro il dominio del suo Stato. Ed ecco il modo come Botero recupera territorio, forze produttive e popolo, abbandonando l'ottica della necessità dell'ingrandimento e, per così dire, demitizzando l'idea machiavelliana secondo cui il cambiamento sia sempre drammaticamente distruttivo. Botero non ha una idea così distruttiva delle vicissitudes, di quelle che Louis de Roy chiamava nel 75 le vicissitudes, tradotto in italiano nell'85 da Ercole Cato. Immagina che il cambiamento sia meno distruttivo, che possa essere controllato e che in qualche caso vada assecondato tramite un suo governo. Governo del cambiamento, che significa governo conservativo dell'innovazione, mirando alla restaurazione di una quiete che non è mai statica, ma consapevole della necessità del proprio rinnovamento. Ecco che ancora a pagina 7, Botero che scrive come la principale opera del legislatore non sia, a suo parere, il costituire e il formare la città, ma il provvedere che possa lungamente conservarsi salva. E dice Botero, dobbiamo abbandonare l'idea che il compito sia l'ingrandimento, perché chi aggrandisce l'impero rende più manifesto il suo operare, ma opera come fanno i fiumi, i quali spesso fanno più strepito e più rumore, ma hanno più apparenza che realtà. Tentare di mordere la realtà della conservazione dello Stato significa dunque prendere un'altra via. Quindi occorre tentare di introdurre la quiete con la consapevolezza delle insidie che si celano dentro il rapporto comando-obbedienza. Quindi la scommessa che Botero affida alla ragione di Stato è la scommessa di mantenere la quiete sul doppio versante, il versante del rapporto antagonistico che lo Stato ha con gli Stati circumvicini e il rapporto che può essere antagonistico della dominazione interna, con le due categorie machiavelliane, che sono ovviamente quella dei grandi e quella del popolo. Occorre dunque intervenire su questi due aspetti, ma di qui, a mio parere, la forte modernità di Botero, prevalentemente sul secondo. Perché? Perché intervenire sul secondo significa togliere l'occasione alla controversia internazionale di diventare più forte e più insidiosa tramite le alleanze con il dissenso interno. E qui ovviamente ci sarebbe un lungo discorso da fare sul laboratorio politico che in quegli anni, in quei decenni, è
per tutto il pensiero europeo, la Francia. Non mi ricordo con chi di voi ne discutevamo ieri, ma insomma, là è il problema. Le guerre di religione sono, costituiscono un grande laboratorio politico e la quiete va, come dire, conservata, evitando la divisione della popolazione tra coloro che vogliono lo straniero e coloro che invece continuano ad obbedire. Ora, se apriamo la seconda tiratura della prima edizione, veneziana presso ai Giolitti della Ragion di Stato, vediamo come essa, seconda tiratura della prima edizione, è seguita subito dalla ristampa della causa della grandezza della città, che era stata pubblicata l'anno prima a Roma nell'88, dove capiamo che lo Stato vive di vita propria, anche grazie a questa inclusione di un pezzo delle cause dentro la ragion di Stato, che fa sì che i due libri siano in realtà tutt'uno e che l'arte dello Stato diventi arte della conservazione, ma ancor più dell'incremento della ricchezza della città, che diventa incremento della sua popolazione, che diventa prerequisito per la conservazione del dominio principesco e che anzi invoca una discesa in campo del principe come artefice dell'arricchimento. Elementi che fanno, come vedete, di Botero un intellettuale che avanza a grandi passi verso una concezione dello Stato moderno. Questo Stato è vero che è fermo dominio sopra i popoli, ma qualche volta questo Stato si presenta sotto la voce di qualche altra cosa, come Repubblica, il che significa che ancora una volta queste oscillazioni terminologiche persistono anche in Botero. E però questo Stato è ormai, a mio parere, sicuro di sé, e cioè della sua nuova configurazione, della sua autonomia, grazie ad una forma di omogeneizzazione sociale che è mediata dalla categoria dell'interesse e dell'interessare i dominati al dominio dello studio. Qui ovviamente una vecchia idea, e non farò che ripeterla, quella secondo la quale in Botero la caratteristica diciamo eterodistruttiva dell'interesse che conosciamo nelle matrici epicuree del pensiero moderno viene, come dire, viene meno. L'interesse, più che come forma propedeutica allo scatenamento del conflitto, viene da lui declinato come forma di sviluppo delle relazioni sociali. Questo significa che il problema della individuazione del peso dell'interesse nell'azione dei principi grandi non è dissociato dal tentativo di interessare i dominati alla prosecuzione del dominio. Ma per ottenere questa sintesi politica estremamente complessa occorre ovviamente interessare i sudditi. Come si fa ad interessare i sudditi? Facendogli percepire la impersonalità dello Stato, ed è l'altro elemento di modernità, diciamo, di Botero rispetto a Machiavelli, il quale Stato, attraverso la sua impersonalità, vuole dichiararsi come Stato non di classe ed ottenere quindi il consenso dei ceti e delle classi generalmente confliggenti attraverso l'assunzione della sua terzietà.
Ieri, sbagliando, vi ho detto che il Principato Civili era 11, in realtà mettete la stanghetta prima del 10, il Principato Civile è il 9. Nel 9 del Principato Civile di Machiavelli noi troviamo una decisa opzione filopopolare da parte del segretario fiorentino, il quale, partendo dalla bipartizione delle classi sociali in due, invita il principe, come dire, a seguire la via prudenziale nel caso che scelga di allearsi con i grandi o nel caso che scelga di allearsi con il popolo. Ma giunto alla fine di questi consigli, Machiavelli non sa resistere alla tentazione di dichiarare la sua scelta. Qualunque tu abbia scelto, anche i grandi, alla fine renditi il popolo amico. Diciamo che rispetto a questa logica, come al solito, fortemente duale e dualizzata, Botero prosegue con una scelta che non vede più la drammaticità dell'out-out, ma tramite la categoria dell'interessamento vede la capacità della mediazione. Altro elemento in cui si manifesta la cattolicità della sua opzione politica. Ma ovviamente non posso esimermi, dall'infliggervi una citazione del libro quinto della Ragion di Stato, in cui Botero parla dei sudditi d'acquisto. I sudditi d'acquisto sono i sudditi, come capite, più difficili da governare, perché non sono adusi a vivere sotto il principe. Si tratta di un esperimento nuovo. Come facciamo a restituire anche a loro la felicità dell'obbedienza? Botero scrive: abbiamo discorso abbastanza, se non mi inganno, dei sudditi naturali. Resta che ragioniamo brevemente, come è nostra usanza, degli acquistati. Deve primariamente il principe, con ogni studio, procurare che i sudditi d'acquisto abbiano interesse nel suo dominio. Che è espressione, come dire, di forte intensità. E che divenghino quasi naturali, perché altrimenti, non cessendo inclinazione dei popoli verso lui, il suo principato sarà quasi pianta senza radice. Qui qualcuno di quelli, come dire, che amano gozzovigliare con, diciamo, i raffronti potrebbe ricordare, ma non io, le barbe e corrispondenze di machiavelliana memoria, ma non io, ovviamente. E nella pagina successiva, Botero scrive: perché ogni lieve occasione aliena i sudditi male affetti del loro signore, e quindi può succedere che si volgono leggermente con la fortuna, seguono le bandiere di chi vince, onde ne nascono le mutazioni e le rivoluzioni degli stati. Ecco lo sguardo, ovviamente, sulla Francia, ed ecco la spiegazione. Perché è successo? È successo perché nel loro governo non era maniera di interessare i popoli e di dare loro cagione d'abbracciarlo e di difenderlo. Ci stiamo riferendo dal laboratorio francese al laboratorio spagnolo, Milano, Napoli e Sicilia. Napoli o Sicilia. Ecco che allora la strategia dell'interessamento genera quella quiete che è il segreto dello stare e del suo persistere come Stato, risolvendo anche il problema altrimenti esplosivo della povertà, che si sottrae naturalmente al comando della legge. Botero riconosce la legittimità
di questa sottrazione. Non, come dire, getta anatemi sotto la sottrazione dei poveri alla legge, ma riconosce che così facendo essi stessi obbediscono a quella, come dire, coattività dell'interesse alla quale per altri versi obbediscono i principi. Scrive infatti a pagina 115, libro quarto della ragion di Stato, del modo di ovviare ai rumori e sollevamenti, scrive: i miseri non possono vivere sotto le leggi, perché la necessità nella quale si trovano non conosce legge. E qui, ovviamente, chi gozzovigliasse andrebbe al diritto romano. E noi non ci andiamo. E diciamo che questo significa, ovviamente, che il problema di Botero è la cura. È la cura rispetto ai poveri, è la cura rispetto ai dissidenti, ottenuta attraverso un suo ingresso nelle loro ragioni, cioè nei loro interessi. Come si può allora curare una situazione del genere? Ma, secondo Botero, contro la tentazione di res nove moliri, che è il modo con cui gli antichi pensavano alla rivoluzione dei moderni, c'è una sola possibilità, quello di dargli e di obbligargli al mestiere, all'esercizio del mestiere. Ecco allora pagina 139, siamo nel libro quinto, una possibilità che è quella di lottare contro i calvinisti, gli eretici che hanno fomentato le sedizioni e le fellonie, e questa possibilità è quella di obbligare ciascuno dei miseri a seguire un mestiere. Mestiere che va ovviamente da un lato obbligato, dall'altro creato. Che vuol dire la creazione del mestiere? Vuol dire la discesa in campo del principe come imprenditore. Siamo di fronte ad un tornante importante, oserei dire decisivo. Perché? Perché ieri una imbarazzante domanda, alla quale non sono riuscito bene a rispondere, Tiziana Provvidera, chiamava in campo la relazione tra i nostri autori e la tradizione dell'umanesimo. Andate a chiedere a Pontano se è possibile che il principe si faccia imprenditore. Se siete disarmati è difficile che uscite dalle grinfie della risposta di Pontano. Per Botero, che pure eredita la tradizione della civil conservazione, della maestà, così come essa è stata costruita dal pensiero del Quattrocento, il principe può, anzi deve, in alcuni casi e in alcune circostanze, diventare imprenditore. Ai fini di che? Della conservazione del dominio. Come capite, non si può più dire qui che il principe è una cosa e il dominio e il territorio sono un'altra. Il principe è ritornato dentro al territorio, e questo è suo non perché gli è stato assegnato, ma perché lo ha costruito. Territorio è stato come opera d'arte, sì, ma non nel senso machiavelliano della creatio ex nihilo, bensì nel senso del dispositivo che quotidianamente, attraverso la logica dell'interessamento, provoca l'affezione dei soggetti a chi non solo li protegge dal nemico esterno, ma li protegge dalle controversie interne e dal rischio di cadere dentro la povertà.
grande progetto quindi terapeutico, terapeutico dei mali, a cui va incontro o può andare incontro la città. Mi fermerei allora solo su alcuni dei 10 capitoli di cui consta l'opera e su quelli che costituiscono, a mio parere, il cuore dell'avanzata concettuale della modernità di Botero, in cui si manifesta quella che ho già anticipato come tendenza a riunificare quel che in Machiavelli, secondo Foucault e secondo il non meno autorevole Chabot, rimaneva in qualche modo distinto. Botero sa che le dinamiche, per così dire spontanee, delle aggregazioni umane che hanno dato vita alla città sono rette dal principio della utilità. Che significa? Significa che la socialità, pur se letta in linea con la politica aristotelica, è innervata, più di quanto accadesse alla societas originaria di Aristotele, dentro alla categoria che lega utilità ed interesse. Se leggiamo la pagina 317 delle cause, quindi di questo altro libro, che a mio parere non è un altro libro, ma è, come dire, costituisce il cuore della proposta, come dire, della modernità di Botero, leggiamo questo, un capitolo intitolato al della utilità, chiave di lettura di due cose insieme, la politica e la geostoria. Questo capitolo, come dire, apre una forma di riunificazione tra la politica dei piccoli stati e la storia del mondo, individuando come elemento di possibile sintesi la utilità. Perché? È di tanto potere questa causa, e cioè quella che dà il titolo al capitolo, per unire gli uomini in un luogo, che le altre cagioni, senza intervento di questa, non sono bastanti a far nessuna città grande. La necessità che talvolta supplisce alla utilità ha in sé del violento. E come sanno coloro che hanno letto Seneca, le cose violente non durano, sono destinate a cadere. E la violenza non può produrre effetto durabile. Onde avviene che non solamente le città non crescono, ma neanche gli stati, i domini acquistati con pura forza e violenza si sono lungamente mantenuti. Sono simili ai torrenti, che ovviamente si ingrossano d'inverno e non si trovano più. Ecco che allora alla base dell'aggregazione, che è la microcellula da cui nasce il potere politico, c'è forse la mera necessità, che però o si trasforma in utilità o muore. Ecco allora come Botero, che sa come le aggregazioni nascono dalla utilità, spiega come esse si specifichino poi nella comodità del sito, nella fecondità del terreno e nella facilità della condotta. Questo significa che il principe che voglia governare i suoi sudditi, interessandoli al suo dominio, deve intervenire ovviamente tanto sul secondo quanto sul terzo di questi elementi. Che vuol dire intervenire sul secondo? Che la fecondità si crea, come? Disseccando le paludi. Che la condotta si crea, come?
costruendo strade, costruendo ponti, rendendo navigabili fiumi. Ecco il modo con cui la categoria dell'interessare riunifica le disiecta membra dei soggetti e del loro governante. Ecco allora Botero, convinto che la potenza del principe e dunque la potenza dello Stato altro non sia che la potenza del suo popolo. Questo significa dunque che la ricchezza, vi leggo pagina 28 del primo libro, ma vi do il capitolo perché voi avrete edizioni moderne, della giustizia tra suddito e suddito, dove Botero specifica che la ricchezza del principe dipende dalla facoltà dei particolari e la facoltà consistono nella roba e nel traffico reale dei frutti della terra e della industria, entrate, uscite, trasportazioni da un luogo all'altro del medesimo regno e dei regni diversi. Questo fa sì allora che compito del principe sia creare abbondanza e ricchezza laddove queste non siano naturali. In questo modo le dinamiche del dominio politico, ovvero le dinamiche dell'obbedienza, si caricano di valenze assai moderne, tese all'accrescimento delle occasioni dell'arricchimento operate dall'industria che distoglie fatalmente il principe dalla guerra e lo spinge a rendere produttivo il territorio dello Stato. Botero sa, quasi fosse un constant avant la lettre, che guerra, come dire, e industria non vanno insieme. E dunque la sua scelta, che è la scelta della produttività del territorio, è fatalmente una scelta antimilitarista anche per questa ragione, non ultima. Il capitolo ottavo della ragione è a questo punto centrale, assegnando al principe e dunque al modo di esercitare il comando nel e sul il suo Stato, una logica attiva e imprenditoriale, atta a favorire l'aumento delle ricchezze della popolazione e con questo la potenza del principe e dello Stato, fino a prefigurare questa figura, orribile dictu agli occhi dei nostri umanisti fiorentini e non, del principe mercante. Vi infliggo la citazione di pagina 230 della mia edizione, in cui Botero si spinge, allontanando il principe dallo splendore, è una citazione come pontaniana, allontanando il principe dallo splendore, a buttarlo dentro al mercato. Sto ovviamente esagerando, ma insomma. Della mercatanzia, e se convenga al re l'esercitarla. E dice sì, qualche volta non ne puoi fare a meno. Il primo si è quando le facoltà dei privati non sono atte a mantenere esso traffico, o per spesa eccessiva, o per opposizione dei nemici, o per altra simile causa. Dopodiché, altri casi, due e tre, ve li risparmio. L'importante è, non dite che il principe deve stare nello splendore, perché il principe si deve anche sporcare le mani. Quando operi un'azione di supplenza rispetto alla configurazione del territorio e gli appaia, come dire, necessario buttare peso politico dentro alle logiche del mercato.
con una, come dire, con un sovrappiù di protagonismo politico che innova le logiche del mercato. Sarà dunque utile fermarsi per un attimo sul suo concetto di ricchezza. Concetto che non è mai né solo monetaria, né avrà il suo centro nella tesaurizzazione di metalli preziosi. Centrale è dunque la constatazione di come non siano le miniere il cuore della ricchezza, ma come il cuore della ricchezza sia, orribile dictu, perché qualcuno dirà, ma non è che stai parlando di Locke, no, sto parlando di Botero, il lavoro. Io ovviamente ho sempre la tendenza a modernizzare, quindi mi fermo qui, se no poi quando vi leggo pagina 212 potrei addirittura dire che c'è una prefigurazione di Adam Smith, ma insomma non lo faccio perché non si può bestemmiare. Allora, a pagina 212, nel capitolo dell'industria, capitolo che stava in un posto e poi va a finire nell'altro, proprio perché Botero ragiona attorno ai modi di costruire della vita pubblica, che non può non connettersi alla vita dei privati. Quindi abbiamo un forte tentativo di intessere pubblico e privato al di là delle ontologie della differenza. Beh, qui a pagina 212 Botero dice: chi non vede che le entrate che si cavano dalle miniere del ferro non sono grandissime, ma le utilità che si traggono dal lavoro, dal traffico di esso ferro, vivono infiniti che lo cavano, che lo purgano, che lo collono, che lo rendano in grosso a minuto, che ne fabbricano macchine da guerra, armi da difesa e d'offesa, serramenti innumerabili per l'uso dell'agricoltura, architettura e per ogni arte e per i bisogni quotidiani e per le innumerabili necessità della vita. Piacerebbe continuare, ma non posso. Quel che basta è dire che se il principe di Botero dovesse scegliere tra l'essere colui che riceve l'oro del Perù o colui che ha gli arsenali veneziani, sceglierebbe la seconda piuttosto che la prima, perché ha colto la funzione centrale, trasformatrice del lavoro che da un lato crea ricchezza e che mentre crea ricchezza crea le condizioni dell'obbedienza, perché toglie gli elementi del res nove moriri, toglie, come dire, la seduzione della rivoluzione. Su questi aspetti così importanti grava però un piccolo peso ai fini della inserzione piena di Botero nella concettualità dello Stato moderno. Peso che, a mio parere, consiste in un modo di avvicinamento alla logica della sovranità, consistente nella delineazione del principe sia come giudicente che come padrone della legge, ma che lo spinge a concepire la natura della legge ancora sotto l'aspetto dei regalia. Che cosa voglio dire? Ma voglio soffermarmi su quello che già Luigi Firpo, in una splendida
non ho altri aggettivi. Presentazione della ragione di Stato, premessa alla sua edizione della UTET del 1948, aveva indicato come un incontro mancato. Qual è questo incontro mancato? L'incontro con Baudin, nel senso che Firpo, con la sua leggerezza e con la sua eleganza, ci dice l'incontro, ma non lo capisce. Che vuol dire incontro, ma non lo capisce? Vuol dire che non acchiappa la sovranità. Io ho l'impressione che non l'acchiappi nella misura in cui, quando vi si avvicina, la legge, attraverso la elencazione dei suoi attributi. Se andiamo infatti a pagina 80 della mia, ovviamente, edizione, ora vi dico quale potrebbe essere la vostra se foste punti da vaghezza, il capitolo libro secondo, il capitolo è il lungo capitolo dei modi di conservare la reputazione, troviamo come Botero sia largo di consigli di prudenza al suo principe. Qui, sulla declinazione moderna della phronesis, ci sarebbe da fare un lungo discorso, ma spero che voi abbiate fame e non lo facciamo. Dentro questi, diciamo, capi di prudenza, che avranno una collocazione a parte dentro al della ragione di Stato, c'è anche questo. Non comunichi con chi si sia quello che appartiene alla grandezza, alla maestà, alla maggioranza sua. Baudin ci avrebbe detto una parola sola, no? Lui ne dice parecchie. E nel dirle parecchie ci manifesta, ecco, una certa perplessità nel presentarci il nuovo nato del pensiero politico occidentale. Qualcuno ieri citava, non mi ricordo chi e mi scuserete, ma insomma, qualcuno ieri citava Carl Schmitt. Ricordate e ripensate a come Carl Schmitt sia capace di ricamare sotto questa nuova presentazione della sovranità tra Baudin e Hobbes. Ed ecco allora che, non potendo prendere il concetto se non attraverso la via lunga elenctica, Botero ci dica in che consiste questa sovranità. Quali sono l'autorità di far leggi e privilegi, di rompere la guerra, fare pace, di istituire i principali magistrati e ufficiali di pace e di guerra, fare grazia della vita e dell'onore e dei beni di chi ne è stato giuridicamente privato, di battere moneta, di istituire misure e pesi, di mettere gravezze e taglie sui popoli e capitani nelle fortezze e simili altre cose che concernono lo Stato e la maestà. Ecco, ho l'impressione che in questo, come dire, punto, Botero arretri, sia pure minimamente, rispetto alla forte spinta moderna che spero di avervi, come dire, raccontato. Una spinta moderna sulla quale, come dire, avrei qualche perplessità a rubricare la sua signoria sulla legge. Ieri Alice Raviola mi ha generosamente dato uno dei bollettini della, che sta qua, uno dei bollettini di Boteriana, e ho avuto il tempo di leggerlo solo in pullman. Non mi ricordo chi mi ha sollevato, diciamo, qualche perplessità, perché questo studioso attribuiva a Botero una, diciamo, signoria sulla legge. A mio parere, in Botero non abbiamo tanto una signoria sulla legge quanto una signoria sulla grazia, che è cosa diversa. Botero non riesce, a mio parere, ovviamente, a porsi nei confronti della legge
con l'attitudine moderna della innovazione giuridica, ma piuttosto con l'attitudine antica della conservazione di uno iustus che precede il legale. Ma su questo ovviamente non voglio insistere, perché non ricordo il nome dello studioso, non ricordo niente, e delle cose di cui non si sa sarebbe bene tacere. Questo significa allora che anche in lui, seppure in maniera un po' più sfumata, rimangono oscillazioni che riguardano la stessa concettualizzazione dello Stato, come appare a pagina 155, dove quel che noi chiameremmo gli stati viene da lui indicato in altro modo. Hanno i regni e le repubbliche anche le loro malattie incurabili. Questa preferenza per le species rispetto al genus ci dice che è ancora in qualche modo timida la presenza della novità che pure in lui è indubitabile. L'elemento che però mi pare risalti senza ombra di dubbio è l'incamminarsi dello Stato verso il suo traguardo ultimo, che è, come vi dicevo, quello della sua impersonalità. Impersonalità guadagnata attraverso la logica cattolica della mediazione. Questa adesione di Botero ai principi della logica politica del cattolicesimo gli consente dunque di immaginare uno Stato che non sia e che non possa diventare Stato di parte. Di qui la novità rispetto a Machiavelli e l'apertura verso la terzietà dello Stato o il modo con cui lo Stato vuole farsi rappresentare. Vogliamo fare una cosa? Stanca Botero, lo so. No, non l'ho sentito. Botero stanca. Può stancare Botero. Ah, Botero stanca, io ancora di più. Che vabbè. Fare? No, me l'ha venuto, così mi riposo un po'. Facciamo una tornata di domande e poi andiamo a Sarpi, oppure stringo su Sarpi e poi facciamo... Vabbè, siate clementi e ovviamente se fate delle domande serie fatele ad Alice Raiolo, non a me. Prego allora. Ragazzi. Lei fa la domanda e poi si risponde da solo. Faccio una domanda, faccio un complimento in realtà, forse serve quello, no, non lo so, quel microfono lì? No, questo glielo avvicino, però sarebbe meglio per essere vista. Ah, ma non è mi hanno già vista ieri, mi conoscono, sono tutti amici quelli collegati, grazie, e li saluto anche, tra le altre cose vedo Silvina, c'è anche Enzo, sì, c'è Enzo, c'è Marisol Garcia, Silvina Vidal, sono tutti amici e molto più esperti di me. Enzo, scusa. No, ma il mio è innanzitutto è un ringraziamento sincero al professor Taranto per quanto ci ha preparato, perché anche oggi, devo dire, una lezione esemplare e profondissima. Io volevo in realtà fare una postilla, quindi non ho domande e quindi non ci dobbiamo preoccupare di rispondere né tu né io non saprei farlo, perché tra le altre cose non sono una specialista della ragion di Stato, e la ragion di Stato merita a cura del professor Borrelli, merita proprio Gianfranco Borrelli e Renzo Baldini, un centro studi a sé, perché è un concetto talmente vasto che precede Botero, che lui assimila, assorbe, modifica, sostanzia, e che poi ha una tradizione storica e storiografica talmente importante che insomma non, un solo studioso, una sola studiosa non basta. Io volevo in realtà
far atterrare quanto tu hai detto oggi su quello che io invece indegnamente ho detto ieri, perché invece trovo una sintonia, una rispondenza con quanto è emerso soprattutto in relazione alla questione del principe imprenditore, no? Perché se uno guarda allo spazio sabaudo di cui Botero era suddito, e quindi mi permetto di richiamare l'attenzione sulla biografia talvolta degli intellettuali che studiamo, che hanno avuto una vita vera, travagliata talvolta, fatta di esperienze di viaggio, di mobilità, di contatti umani, professionali, forti, talvolta deludenti. Tipo Carlo Emanuele Primo. Tipo Carlo Emanuele Primo di Savoia, per esempio, e Emanuele Filiberto, di cui lui aveva studiato l'operato. Quindi quando si parla di fiumi, di bonifiche, lui non sta parlando per caso, lui conosce il territorio da cui proviene, oltre ad aver conosciuto il territorio d'Italia, perché lui ha ripercorso l'Italia da giovinetto, avendo studiato a Palermo, e ha fatto questo giro d'Italia, ha conosciuto per esempio le paludi dell'Agropontino, di cui parla poi nel discorso sullo stato della Chiesa. Quindi c'è un Botero estremamente pragmatico che è emerso perfettamente da quanto è indicato leggendo il della ragione e il delle cause. E qui appunto volevo fare il salto ulteriore citando il testo che invece conosco un pochino meglio, che sono le relazioni universali, perché lì questo discorso, che è molto concentrato per adesso sull'Europa e su un'Europa a lui vicina, la Francia naturalmente dei conflitti di religione, si apre ad un quadro che è globale, che è mondiale, come sappiamo. Ed è lì che poi lui perfeziona questa idea di mutazione. Questo concetto di mutazione è strepitoso nell'analisi del concetto di Stato, perché se è vero che prima non ha, a mio parere, una visione così negativa del cambiamento, ma attenzione, un cambiamento controllato dal principe, gestito dal principe, non proveniente da altro, invece quando si apre la prospettiva globale queste mutazioni diventano estremamente pericolose, rischiose. E se c'è un campo in cui, prima si faceva riferimento ai domini spagnoli, no? Quindi la percezione di Botero riguarda tanto la Francia vicina, di cui lui ha un'opinione nefasta per quanto riguarda le guerre di religione, lui sarà uno degli strenui oppositori a Roma della conversione di Enrico IV, lui non ci crederà mai e ne parlerà assai male, peraltro, con Bellarmino, quindi oltretutto in amabili conversari. Ma dicevo, quando ci si apre al dominio spagnolo, certo c'è Napoli, certo c'è Milano, ma c'è il fronte più scottante del tempo suo, che sono le Fiandre, ed è lì che l'alterazione diventa deleteria per la tenuta del sistema. Quindi tutto quel discorso imprenditoriale, che è formidabile ed è effettivamente piuttosto all'avanguardia, ma non lo dico io, lo dicono già i grandi economisti del passato. Ieri abbiamo evocato Luigi Einaudi conosceva queste parti, queste sezioni dell'opera boteriana, così come tanti altri. Adesso c'è uno storico norvegese dell'economia, norvegese, che appunto porta Antonio Serra e Giovanni Botero come i due campioni di questa modernità anche fiscaria monetale, insomma, che è molto interessante. Ecco, il fronte fiammingo invece è un fronte che fa crollare tutto questo, e lo fa crollare come in un domino a partire dalle Fiandre fino al Sud America. Quindi crolla tutto il sistema spagnolo, rischia di crollare poi anche in Italia. Questo è un tema estremamente interessante, ed è lì che lui inserisce, ma nella terza parte delle relazioni universali, che in realtà viene pubblicata lui morto, questo altro concetto, che non è di mutazione ma di alterazione. Allora l'alterazione è il peggiorativo della mutazione. La mutazione è il cambiamento vitale, diciamo così. L'alterazione invece è il cambiamento nefasto, che provoca la frattura, che provoca il crollo del sistema. E in merito a questo aggiungo ancora un paio di riflessioni. Una riguarda proprio la Repubblica di Venezia, che è un modello a cui lui guarda con grande attenzione, scrivendo questa relazione della Repubblica del 1605, che appunto Chabot aveva un po' maltrattato e quindi non ha goduto di grande fortuna poi nella tradizione storiografica, ma lui faceva notare come in quel caso il governo repubblicano fosse perfetto per la dimensione di Venezia, e come all'interno di Venezia convivessero tutta una serie di attività mercantili, professionali, non ultime quelle portate avanti dalla comunità ebraica. Ed è qui che volevo approdare, perché
se c'è un detrattore delle scelte deleterie che compie la Spagna del Duca di Lerma con la ultima cacciata dei Moriscos 1609 è proprio Giovanni Botero, che dice cacciare, aver cacciato questi, sì, lui dice 300.000 significa aver inferto un colpo ad una monarchia che già stava patendo appunto l'arrivo dell'argento americano e l'inflazione, la frattura fiamminga e quindi la dissoluzione del sistema. Questo è l'ultimo colpo finale, vi siete dati la zappa sui piedi, insomma, ecco. Quindi grazie dove per questa lettura. Dove si vede che la religione viene a patti con la politica. Viene molto a patti con la politica. Quindi grazie a Domenico Taranto per queste così illuminanti osservazioni. Grazie. Grazie. Allora, grazie ad Alice che ha, come dire, portato arrosto nel mio fumo. Proseguo ovviamente con il fumo, con la speranza che vi siate placati e che quindi non abbiate nessuna intenzione di fare domande, e vengo velocemente alla ultima parte, che ovviamente sarà leggermente più contratta. Quando ci si accosta agli scritti del Servita, quindi di Paolo Sarpi, grazie, non si può fare a meno di constatare come il termine concetto di Stato anche in lui non sia riuscito a sopraffare quelli concorrenti destinati all'oblio e come esso, anche sotto la sua penna, sia stato spesso accompagnato da espressioni quasi equivalenti, dominio, repubblica, principe. Ciò nonostante, a mio parere, a Sarpi spetta un ruolo di primo piano in un'analisi del tema della modernità dello Stato, perché la particolarità, la regionalità del suo Stato, Venezia, lo spinse a mettere in chiaro come la logica dello Stato si identificasse e non potesse non farlo con la logica della sopranità. Che vuol dire? Vuol dire che quel che cercavamo, senza riuscire compiutamente a trovarlo in Botero, la suveranité di Baudin, la sopranità di Sarpi, la troviamo in lui. Ma anche Sarpi paga un prezzo a questa identificazione dello Stato con la sua sovranità. Quale? Quello di togliere allo Stato il popolo. Ve lo anticipo, così possiamo chiudere. Perché Sarpi, che conosce il popolo e che conosce come il popolo faccia andare la città, lo elimina dal discorso politico per una ragione, come dire, assai contingente. Deve tentare di tenzonare con la monarcomachia cattolica che ha costruito l'alternativa rispetto alla sovranità del principe mediante la tesi della sovranità del popolo, con cui si traduce la sovranità del vicario di Cristo. È un, come dire, un ganglio di problemi che probabilmente all'una si trattano con qualche difficoltà sui quali sarebbe il caso, come dire, di tornare, ma è questo il tema che a mio parere impedisce a Sarpi, che ha, come dire, gli occhi puntati sulla necessità della sovranità del principe, di chiamare il popolo dentro questa sovranità, perché il popolo gli sta fuggendo dalle mani e gli fugge dalle mani perché qualcun altro lo sta reclamando a sé, come è sempre accaduto all'interno del pensiero cattolico. Pensate, chissà e può, a Manegoldo di Lautenbach, e pensate a come in Manegoldo il riferimento al popolo serva al pontefice
per destrutturare la obbligatorietà dell'obbedienza al principe. Chiudiamo qua, perché non è il caso, e andiamo, come dire, allora, avanti. Come per Machiavelli la sventura privata ci ha regalato il suo pensiero politico e quindi rendiamo grazie a chi gli ha tolto lo Stato perché ci ha dato il pensatore, così è per il Servita, che è sceso in campo ed è diventato intellettuale militante a causa dell'interdetto, fulminato da Paolo V nei confronti della Serenissima il 17 aprile del 1606. A difendere la Repubblica e il suo principe, Sarpi provvide con una doppia strategia. Mediante l'una si trattava di ridimensionare e la legittimità del, attenzione perché dico una parola grossa, del totato pontificio. Un'espressione di incredibile bellezza, di incredibile pregnanza. Spero che nessuno di voi faccia l'ipotesi totato totalitarismo, ma acchiappatevi l'espressione totato perché è stupenda. E quindi, mediante l'una, si tratta di bloccare la legittimità del totato pontificio sul mondo cristiano e di dichiarare la nullità della scomunica di un'universitas come quella di Venezia. Mediante l'altra si tratta di verificare l'estensione dei poteri in capo ad una comunità politica, quale che essa fosse, per capire se essa potesse ancora chiamarsi tale e dunque sussistere, qualora avesse riconosciuto ad un'autorità superiore a quella che essa stessa aveva costituito il potere di emanare ordini e disposizioni. E qui Botero non fa che essere erede di una logica giuridica che già qualche secolo prima aveva identificato lo Stato con il superiorem non recognoscens. È Stato qualsiasi organismo politico che non riconosce un superiore sopra di sé, il che significa che è Stato, ci dirà nel 51 Hobbes anche lui. Che è una cosa bella, cioè un posto che, insomma, le cui mura vanno da qua al Cambrinus. Attenzione, non dipende dall'estensione. Ora vi leggerò qualche passo dai tre volumi dell'Istoria dell'Interdetto curati da Busnelli e Gambarin per la terza, quando la terza era solo Bari. E in questa, come dire, lettura, che sarà ovviamente un po' più veloce, avremo sondaggi su come Stato, Repubblica, Città si accompagnino alternativamente nel suo pensiero. 1-4. Paolo V aveva un odio contro la Repubblica di Venezia, quindi non adopera lo Stato. Sì, perché la sola sostiene la dignità e i veri effetti di principe indipendente, come anche per escludere totalmente gli ecclesiastici per la partecipazione al suo governo. 1.28. La santità di Paolo V vuole distruggere gli istituti della Repubblica. Qualcun altro avrebbe detto lo Stato. Rimettere al suo nunzio il canonico e l'abate significa spogliargli della potestà di castigare le scelleratezze quale la Repubblica ha esercitato dal nascimento suo, che questa potestà Dio l'ha data ai primi che istituirono la Repubblica e per loro è derivata nei presenti, eccetera, eccetera. Quindi il tentativo di rispondere al totato pontificio che reclama la derivazione diretta del proprio potere da Dio con analogo tentativo, non a caso compiuto negli stessi anni da William Barclay, di reclamare anche per lo Stato una identica genesi, sulla base ovviamente della duplicità dei poteri. E però a pagina 97,
quel che c'è apparsa come un'oscillazione viene, come dire, risolta, perché si dice, devo dire che appartiene alla ragione di buon governo operare che lo Stato suo sia provvista delle cose necessarie. Quindi vi sto dando, come dire, esempi di una logica intermittente in cui Stato si presenta con i suoi sostituti. A pagina 115 appare a Sarpi intollerabile che la Repubblica insidiata qualcuno abbia procurato di metterli sedizione nello Stato e di sollevare i popoli, cosa non solo perniciosa alla libertà della Repubblica, come vedete torna immediatamente, ma di tutti i principi sovrani, i quali così restano necessariamente privati della sopranità quando sono sottoposti alle censure dei popoli. Ecco allora la definizione più interessante di questa sopranità, che si declina in Sarpi come sopranità del principe rispetto alla sopranità che hanno i privati sulle loro res. Laddove i privati sono titolari di una sopranitas imperfetta, ovviamente sto scherzando tra latino ed italiano perché in latino nessuno avrebbe detto sopranitas, ma sto miscelando i due modi, così il principe ce l'ha perfetta sulla sopranità delle che sulle res esercitano i titolari del dominium. Quindi si delinea questa figura eminente del principe che governa il territorio attraverso la possibilità di esercitare un potere più grande di quel che i privati esercitano sulle loro proprietà. Ecco allora che scrive a pagina 82 del volume secondo curato da Busnelli e Gambarin che chi gli leva una parte dello Stato, e qui Stato significa quel che significa, lo lascia principe, ma chi lo vuole obbligare lo priva dell'essenza del principe. Dove capite che ormai Baudin è entrato in Italia, come dite, in azione, ed ha trovato nel cervello di Sarpi un autentico interprete della sopranità dello Stato. Qualcuno mi potrebbe dire, non è Baudin, o non è solo Baudin, è Venezia. Se qualcuno me lo dicesse, sarei d'accordo con lui. Lo Stato di Venezia, con la sua statualità, consente, l'unico, diciamo, a parte Roma, l'unico che può fregiarsi all'epoca di questo titolo costruito sulle cose, no? Induce Sarpi a questa acquisizione. Toglietemi una parte del dominio, ma lasciatemi la sovranità. Se mi togliete la sovranità, non ho più nulla a che fare con un territorio che non è più mio. Ma ecco che nello stesso volume, a pagina 119, si parla di Stato degli ecclesiastici, dove Stato continua a significare quel che ieri abbiamo visto, è una condizione. Nel terzo volume, pagina 84, Sarpi allude a Venezia come ad uno Stato che contiene 4 milioni di persone. E poi lancia il suo guanto di sfida alle argomentazioni degli ecclesiastici, perché ci dice che diverso è il potere che essi esercitano sui fedeli rispetto a quello che il principe esercita sui sudditi. È un punto di, a mio parere ovviamente, enorme importanza,
e non riesco a non dirvelo. Poi chiudo. Pagina 167 del terzo volume della Storia dell'Interdetto. La cura della pubblica tranquillità s'aspetta tutta al principe, il privato non c'ha dentro parte alcuna, se non l'esecuzione. La cura dell'anima di ciascuno non tocca al solo prelato. Badate che stiamo in un tornante decisivo su cui varrebbe la pena di fermarci una mezz'oretta. Il suddito, attenti perché qua il suddito lo dovete tradurre, altrimenti non lo capite, il suddito fedele, dove la fedeltà può diventare doppia. Il suddito c'ha dentro la parte principalissima, per il che a lui appartiene pensarci sopra. È l'irruzione del religioso dentro al politico, è la modernità che fa, che avanza a grandi passi, che bussa alla porta dicendo cosa? Che la salvezza è il problema principale e che questa salvezza spetta a ciascuno dei credenti, perché ci si danna o ci si salva solo per l'adesione personale. Qua è tutta la modernità e il tentativo di soluzione di questo problema sarà offerto, come capite, da un lato da Hobbes e dall'altro dalla logica della libertà di coscienza. Ma continuo, e da questo si vede chiaramente la differenza tra i precetti dei prelati e quelli dei principi, perché questi bisogna ubbidirli, sebbene non se ne veda la causa, che è stupendo. Il comando del principe può essere un comando non accompagnato dalle sue ragioni. E chi volesse gozzovigliare ricorderebbe a questo proposito Platone. Il comando degli prelati è un comando diverso, perché qui dentro la parte principale la gioca la coscienza, che deve conoscere le ragioni della soggezione e deve spingersi fino a non obbedire oltre. E qua ovviamente mi piacerebbe ricamare, ma non posso, richiamando il modo con cui Occam ricama su una frase, niente po' di meno che, della Regula Pastoralis di Gregorio Magno, ma non si può fare e non lo facciamo. Finiamo dunque dicendo che quando il principe comanda, ordina cosa che tocca a lui e a lui solo. Dio l'ha commessa e niente a me se non passivamente. Quando il prelato comanda, tratta di cosa che appartiene più a me che a lui. E però sarò obbligato a pensarci più di lui. Ma al principe sarà obbligato a obbedire assolutamente quando tratta delle cose temporali, senza considerare se siano contro la mia utilità. Nelle intenzioni c'era di chiudere con questo, dove la sovranità viene, come dire, portata al suo punto massimo. Non ce la faccio più e chiudo solo mostrandovi quel che avrei voluto fare se fossi stato capace di assolvere al compito che Tiziana mi ha dato, dicendo semplicemente come Sarpi paga lo scotto a questa forte identificazione dello Stato con la sovranità attraverso l'eliminazione, sia pure subita, del popolo. Perché sta succedendo in Europa qualcosa che un bravo studioso qui presente, ahimè
Giovanni Scarpato, che ho tentato di dissuadere dal venire senza successo, conosce meglio di me. La posizione di Montaigne. C'è un luogo magnifico di Montaigne in cui Montaigne guarda la disinvoltura con cui gli intellettuali coevi prendono e lasciano le teorie, quasi che Montaigne fosse un nostro contemporaneo. La disinvoltura che consente a qualcuno di costruire una teoria della legittimità della resistenza e di negarla il giorno appresso, quando gli interlocutori politici sono cambiati. Questo accade a Sarpi. La legittimità della resistenza difesa in ambito calvinista viene ora difesa in ambito cattolico. Non mi resta che ricordarvi la De Ius Enrici Terzi Abdicazione, non mi resta che ricordarvi Rosseus, non mi resta che ricordarvi Mariana, e poi basta, per ricordarvi come questi intellettuali, come dire, facciano transitare la teoria della resistenza dall'ambito protestante all'ambito cattolico. Bisogna escludere i popoli dal protagonismo politico, perché se li includiamo, questi popoli fedeli saranno fedeli alla sedia pontificia. Ed ecco allora che quell'incontro che il cattolico Botero poteva fare, il non meno cattolico ma più individualista Sarpi non può più fare. Perché facendo, come dire, quella riunificazione otterrebbe non ciò che vuole, la difesa della legittimità del principe di statuire sui suoi territori, ma difenderebbe colui, come dire, che ha invece il compito di combattere, Paolo V e le sue ragioni. Ringraziamo davvero Domenico Taranto per questa lezione che ha avuto anche un taglio appassionato. Proprio quello, è un vizio, quello è un vizio dal quale non sono ancora riuscito, nonostante l'esperienza universitaria. Sì, certo, quello è un buon deterrente, mi rendo perfettamente conto. È stato veramente interessantissimo vedere alcuni protagonisti di questo laboratorio teorico e concettuale che porta alla modernità, ed è stato molto interessante vedere delle intrusioni assolutamente impensabili. Per esempio, sono rimasta molto colpita dal principe imprenditore di Botero, che mi è sembrato il ruolo del lavoro, anche il fatto che riconoscesse come la legge è differente, come la legge non può modularsi allo stesso modo rispetto alle varie categorie sociali. Questa è una cosa di un interesse veramente straordinario. E è altrettanto interessante vedere come tutti questi percorsi abbiano però un inevitabile momento in cui arretrano e poi si rilanciano. È veramente un tentativo di arrivare alla modernità che si vede proprio nella sua costruzione, sia in Botero che in Sarpi. Però danno il fatto della eliminazione da parte di Sarpi dell'elemento popolo. Questa è una cosa che meriterebbe, secondo me, un incontro a parte proprio su questo. Vabbè. No, tu non ti preoccupare, meriterebbe. Ci sono un sacco di studiosi che sono in grado di farlo. Vogliamo vedere se i ragazzi hanno delle domande. Tenete presente anche la condizione del professore. Siate relativamente clementi, ma se ci sono delle domande, curiosità, un altro poco si può fare. Io c'ho una domanda, mi spiace. Però venga, perché le ho detto che tra gli handicap c'ho quello che da questo orecchio proprio non ci sento, quindi si deve accendere il microfono. Le mettiamo qui, c'è un altro. Ecco qua. Questo è il mio? Sì. Se non è suo, è il mio. No. Beh, la ringrazio.
diciamo che non posso trattenermi perché sto riflettendo più in chiave contemporanea sulla crisi della forma Stato. Volevo chiederle solo a livello personale se lei riflettendoci, cioè Schmitt rifletteva su questo concetto dei grandi spazi come risposta alla crisi dello Stato moderno. Cioè se lei ha riflettuto su questo, cioè se, perché oggi stiamo assistendo da un lato a una crisi dello Stato, Stato minimo, neoliberismo, e una risposta, diciamo, questi nuovi principi con stati forti, Russia, Cina, per capirci. Cioè se lei ha riflettuto su questo oggi, cioè se vede la creazione, come dire, di ordinamenti che si stanno sviluppando, o se, come dire, pensa che comunque la forma Stato sia imprescindibile. Guardi, confesso, visto che lei ci invita, come dire, alle confessioni, che nulla è riuscito a surrogare la presenza nell'agone internazionale della forma Stato, come è, oserei dire, sotto gli occhi di tutti, attraverso la crisi delle forme di surroga inventate attraverso la creazione di organismi internazionali non statuali. Cioè, in sostanza, perché l'ONU non funziona? No? Perché ovviamente lo Stato è il monopolio della violenza legittima, perché lo Stato è quello che può entrare in campo politico attraverso il deletto. Se il deletto, la scelta dei soldati e il loro armamento, la fanno gli Stati si servono del diritto. No? Il che significa, in sostanza, se è questo quello a cui lei vuole arrivare, Schmitt o Kelsen, c'ha ragione Schmitt. Mi piacerebbe che avesse ragione Kelsen. Non riesco a vedere nella prospettazione kelseniana di un primato del diritto sullo Stato qualche cosa che parli di noi. No? Il che significa che quel che per sempre provocatoriamente vi dicevo ieri, da quando siete nati, vi stanno raccontando il Leviatano Morenze, sta sempre là. Che si chiami poi la Russia pre o post, che si chiami Israele, che si chiami Hamas, le forme, come dire, politiche sono sempre forme dotate del monopolio della violenza, anche se non sempre legittime. E tutti i tentativi di oltrepassamento che abbiamo, come dire, sperimentato, nella misura in cui non possono produrre un riaggancio tra l'organismo internazionale e la violenza illegittima, mostrano il primato della forza. Ma questo, come dire, dovevamo saperlo. No? Questo dovevamo saperlo. La ipotesi di mettere il bavaglio alla forza è un'ipotesi, come dire, a mio parere, fatta dalle anime belle che devono fecondare il mondo di idee purché stiano lontane dalla politica. Grazie. Grazie. Prego, prego, venga, sempre per le solite ragioni di... Sì, intanto la ringrazio, sarò veloce. Parlavamo ieri di, in realtà, il rapporto tra corpo politico e corpo mistico dello Stato. Cioè, eravamo su Kantorowicz ieri e in qualche modo ancora... E ci torniamo perché, cioè, come le dicevo, occupandomi di potere politico e Islam, la dimensione tra il sacro e il politico per me rimane sempre un ambito di interesse. La mia domanda è, io non conosco il pensiero di Paolo Sarpi, anzi... mi sembra dall'introduzione che ne ha proposto che in qualche modo in Sarpi si realizzi o inizi a realizzarsi una situazione in cui il sovrano, la sovranità viene rappresentata come immagine del divino dedivinizzata, cioè in forma molto moderna. Perfetto, nel senso lei ha colto con una formula molto più felice di quella che ho adoperato io, come dire, il problema di Sarpi. Devo ricorrere ad una investitura divina della sovranità politica per riuscire a fare cosa?
tentare di rendere credibile una resistenza rispetto a cosa? Al vicariato di Cristo da parte del successore di Pietro. Badi, il successore di Pietro fino a un certo punto è stato successore di Pietro. A partire da una certa data questo diventa il Vicarius Christi. Capite che forza d'urto ha la presenza dentro al discorso politico dell'invasione del trascendente nella storia? La storia si azzera, le capacità di resistenza si azzerano se scende il divino. Posso tentare di arginare la discesa del divino sul mondo attraverso la figura del vicario di Cristo solo se gli contrappongo la divinizzazione della origine, non del potere, non del soggetto che lo esercita, ma del potere del principe. Questa è l'operazione che riclassifica la storia, la storia di che? Dell'assolutismo moderno, perché l'assolutismo moderno ha dentro di sé scansioni multiple, una delle quali è certamente il tentativo della sua teologizzazione. Si combatte con un avversario grande, enorme, Roma, e si devono mettere in campo strategie atte a non balbettare di fronte a Roma. In qualche modo, chiamare Dio. In qualche modo lei richiamava Occam, anche se poi non siamo andati in quella direzione, perché partiamo da lì, in qualche modo. Occam, diciamo, Marsilio. Mi sono rifatto, avrei evitato volentieri. Non volevo far saltare il pranzo a nessuno. Rifatto volentieri a uno dei grandi interpreti della limitazione della plenitudo potestatis pontificia, che può essere bloccata da due punti. Uno esterno e uno interno. Il blocco esterno è l'altro potere, e quindi il seculum. Attento, non mi dica le due spade, perché le due spade hanno... I due soli, va bene, va bene, va bene. No, Se stiamo nel Medioevo, no, non volevo... Restiamo di qui. L'altro interno, invece... Colui che dall'interno di una configurazione teologico-politica del teologico individua il limite della plenitudo potestatis attraverso la riattivazione della possibilità per la salvezza ottenuta dal credente che ha fede non sulla parola. Il che significa una cosa straordinaria, l'ingresso della modernità. Quando discutiamo, quando nasce il moderno, ecco, allora noi tutti abituati a piegare il capo di fronte ai grandi storici tedeschi, la Sattelzeit, sì, bisogna aspettare il Settecento. In Italia è un'altra storia, Ho l'impressione che, come dire, agli inizi del Trecento, noi la modernità l'abbiamo conosciuta. E uno degli elementi, la modernità, parlo di modernità intellettuale e politica, e uno degli elementi di questa modernità è sicuramente gestito da Occam, il quale riesce a frenare il totato pontificio richiamando la responsabilità individuale della salvezza. Quando il buon Hobbes, e poi chiudiamo, quando il buon Hobbes nel 51 si pone una domanda vitale per tutto il pensiero politico moderno, il suddito che sappia che è posto di fronte a un'alternativa, obbedire al principe, avere salva la vita e perdere l'eterno, che fa? Per Hobbes la risposta razionale del suddito è perdere la vita per guadagnare le terre. Questo è il punto. Il problema della salvezza irrompe dentro alla politica moderna. Occam è uno di quelli che l'ha indicata. Sarpi è uno di quelli che ci è montato sopra per immaginare un potere non paritetico. L'uno è il potere che non chiede ragione, l'altro è il potere che la chiede perché sa
che di là passa il suo rapporto con l'Eterno. La ringrazio.